territorio, inquadrata in tutte le sue formazioni rivoluzionarie, attingerà i suoi destini. Arriverà al benessere, alla potenza e alla gloria. Il 10 luglio 1943 abbiamo la guerra in casa. Lo sbarco in Sicilia non incontra che una minima resistenza. Lungi dall'essere congelati su quella linea che i marinai chiamano del bagnasciuga, come aveva detto Mussolini 5 giorni prima, gli anglo-americani iniziano l'invasione della penisola. L'Italia è messa a fuoco anche dall'alto. Contro i bombardieri alleati siamo praticamente indifesi. Inadeguata la contraerea, quasi inesistente la caccia, precari i rifugi. Si allarga lo spettro della fame, soprattutto per la povera gente. Cominciano a mancare anche le scarse razioni quotidiane, manca persino l'acqua. Il mercato nero prospera impunito. Sacco vuoto non sta in piedi, dicono gli operai della Fiat. Al loro sciopero segue quello della Falke e della Pirelli. 130.000 operai incrociano le braccia. Mussolini è a Feltre. Ha promesso di convincere Hitler a sganciare l'Italia dall'asse. Parla solo Hitler, esigente e intrattabile. Mussolini non trova la forza di contraddirlo. In quello stesso momento, è il 19 di luglio, Roma è bombardata per la prima volta. Sotto 700 tonnellate di esplosivo muoiono 1.400 persone, 6.000 sono ferite. Pio XII accorre nei quartieri colpiti. Quella sera stessa Mussolini rientra a Roma. La città, raccolta intorno alle sue ferite, lo ignora. Avvocato Zamboni, che parte ebbe negli avvenimenti che portarono al 25 luglio? Si è ritenuto opportuno che io in quel momento potessi stabilire un utile collegamento fra i due mondi, il mondo politico rappresentato da Grandi e il mondo di Casa Reale rappresentato da Acquarone. Dato il corso degli eventi e in vista di una decisione del partito fascista di mandare in giro per l'Italia degli oratori nel mese di luglio per galvanizzare il morale degli italiani, alcuni gerarchi, tra i quali Giuriati, tra i quali Farinacci, tra i quali De Bono, pensarono di andare da Mussolini per dirgli: ma che cosa dobbiamo dire? Qui bisogna convocare gli organi supremi del partito e del regime, perché assolutamente non vediamo che cosa si possa dire agli italiani in questo momento per tenere sul morale. La guerra sta andando male, la guerra si dimostra inesorabilmente perduta e bisogna che gli organi del regime prendano le loro responsabilità. E allora il 20 del mese di luglio Mussolini acconsentì e convocò il Gran Consiglio e Grandi arrivò a Roma esattamente la sera del 20 di luglio. Tutta la discussione verte su questa formula e questa formula fu trovata per merito di Grandi e del guardasigilli onorevole De Marsico nel richiamo al ripristino dell'articolo 5 dello statuto, alle prerogative del re di cui è l'articolo 5 dello statuto. Che cosa diceva l'articolo 5 dello statuto? Tra l'altro, il re dichiara la guerra e tratta l'armistizio. Siccome la guerra era dichiarata, era chiara l'intenzione, che la facoltà che il sovrano doveva riprendere era quella appunto di trattare l'armistizio. Lei non può ignorare, avvocato, che parallelamente all'azione dei fascisti cosiddetti dissidenti, Ambrosio e Castellano portavano avanti un loro disegno, anzi, secondo le dichiarazioni di Castellano, vi anticiparono di molti mesi. Ascoltiamo insieme il generale Castellano. A quando risale, generale, la decisione dei militari di fermare il corso del fascismo con l'arresto di Mussolini? Posso rispondere con una data precisa. È precisamente il febbraio del 1943, quando il generale Ambrosio fu nominato capo di Stato Maggiore Generale. Sapevate, avvocato Zamboni, che l'operazione dei militari sarebbe scattata il 26 luglio? L'operazione dei militari avrebbe dovuto scattare
non so se il 26 luglio o il 28 o il 29, verso la fine del mese di luglio, questo mi risultava, è vero. E l'azione politica del Gran Consiglio ha preso questa iniziativa di contropiede, perché l'iniziativa del Gran Consiglio è stata quella che ha aperto lo sbocco costituzionale alla soluzione della crisi. Questo è storicamente inesatto. Bisogna badare alle date, perché si fa presto a confondere le date e a confondere le idee. Ho detto che l'idea di arrestare Mussolini ci è venuta all'avvento del generale Ambrosio, capo di stato maggiore generale. Ambrosio aveva capito, una volta assunta quella carica, che la guerra era finita, la guerra era perduta e bisognava cessarla per evitare inutili danni e spreco di vite umane. In quale misura, generale Castellano, influirono sulle decisioni del re le istanze antifasciste e la pressione popolare? Certamente in notevole misura, specialmente quella degli antifascisti, erano pressanti. Continuamente o si facevano ricevere dal re o mandavano promemoria, e poi quello che c'era illustravano chiaramente qual era la situazione e dicevano chiaramente quali erano le ragioni per le quali bisognava assolutamente togliere Mussolini dalla carica e poi arrivare in secondo tempo ad un armistizio. La pressione popolare, anche quella, fu indubbiamente una notevole spinta. C'erano gli scioperi di Torino e di Milano, furono scioperi coraggiosi, dato il regime così di pubblica sicurezza che vigeva allora in Italia, e scioperi che chiaramente dimostravano come il popolo ormai fosse stanco dalla guerra e si ribellava, è vero, alla continuazione. All'epilogo si venne quando, sotto la pressione degli eventi bellici e sotto la pressione, ripeto, costante del generale Ambrosio. Il 22 mattina avemmo da Acquarone l'ordine del giorno, che ha compilato da Federzoni, Ciano, Bottai e Grandi, e che poi passa adesso sotto il nome di ordine del giorno Grandi. Devo premettere una cosa, devo premettere che la notizia che noi avemmo della riunione del Consiglio era per il giorno 24 alle ore 17. La mattina però dello stesso giorno 24 io accompagnai il generale Ambrosio e il ministro Corone dal maresciallo Badoglio. Il ministro Corone portò a Badoglio la copia del proclama che Badoglio avrebbe dovuto leggere alla radio il momento nel quale sarebbe stato nominato capo del governo. Parlo del mattino del 24, cioè ci deve ancora prima che si dovesse riunire il Gran Consiglio. Il voto del Gran Consiglio comportava necessariamente le dimissioni di Mussolini? No, a mio parere no, il voto del Gran Consiglio. In fondo che cosa c'era scritto in questo famoso ordine del giorno? C'era scritto che si esortava Mussolini a restituire le prerogative statutarie al re, cioè il comando delle forze armate, e poi dare al re ai istituti costituzionali una certa libertà, voglio dire Gran Consiglio, voglio dire Camera delle Corporazioni, eccetera. Ora, se Mussolini avesse aderito a questa richiesta, non c'è nessuna ragione perché dovesse essere sostituito. È vero che Grandi non approvò l'arresto di Mussolini? Ma lo deplorò in modo assoluto. E perché? Perché trovava che è perfettamente inutile arrestare un uomo che si era messo a disposizione del re con quella lettera scritta la notte del 25 e dettata al generale Ferone, nella quale lettera Mussolini diceva: auguro che il successo coroni il grave compito al quale il maresciallo Badoglio si accinge per ordine del re, del quale sono stato un leale servitore per 20 anni e tale rimango. Perché fu deciso l'arresto di Mussolini? Se Mussolini fosse stato lasciato libero, chi poteva garantire che sarebbe tornato tranquillamente a Palazzo Venezia per dare le consegne al suo successore? Sarebbe bastato un appello qualsiasi perché i fascisti prendessero vigore, e data la superiorità di mezzi che loro avevano a Roma in quel momento, si saremmo arrivati a un conflitto dove non sarebbero bastati i carabinieri, ma occorreva addirittura l'intervento delle forze armate. Poi c'erano i tedeschi. Bastava una telefonata a Kesselring, perché Kesselring si sarebbe precipitato a dare manforte a Mussolini. Per tutte queste ragioni abbiamo concluso che era necessario assolutamente levare Mussolini dalla circolazione e mettere così sia il popolo italiano sia
gli tedeschi di fronte al fatto compiuto con un'azione rapida e decisa. Chi studiò il piano dell'arresto? Io ebbi ordine fino dall'aprile del 1943 dal mio capo, generale Ambrosio, di studiare questo piano. Quali compiti le assegnava, colonnello Marchesi, il piano dei militari? L'incarico che mi aveva dato il generale Castellano attraverso questa possibilità era di esaminare se a Palazzo Venezia esisteva la possibilità di arrestare Mussolini in forma piana, diciamo in forma non cruenta. Il compito non era facile, però ero riuscito a farmi un'idea molto chiara sulla impossibilità assoluta di fare un'azione come progettata senza colpo ferire, e siccome questo era il compito risposi al generale Castellano negativamente. L'altra ipotesi era quella di fermarlo al Quirinale. La cosa qui al Quirinale era più facile per questo, perché nel cortile entrava soltanto la macchina presidenziale, la scorta rimaneva fuori sulla piazza. Ora si poteva fermarlo dentro il cortile, poi però il problema è piccolo problema, ma bisognava risolvere anche quello di farlo uscire senza che fosse visto. Non fosse visto né dalla scorta né dai numerosi poliziotti che costellavano tutto il percorso da Piazza Venezia al Quirinale e a Villa Torlone. E allora pensammo di adoperare l'autoambulanza e farla uscire da un'altra porta che non fosse quella della piazza, precisamente quella della Manica Lunga in via 20 settembre. E torniamo all'arresto di Mussolini, arresto che era previsto secondo il vostro piano per il giorno 26. Sì, in realtà era previsto il giorno 26, lunedì 26, se non che la mattina del 25 noi sapemmo da Acquarone che Mussolini aveva chiesto udienza al re e il re gliel'aveva accordata perché lo stesso giorno 25, domenica, ma non più al Quirinale ma a Villa Savoia. Naturalmente dovemmo lì per lì mutare il piano e adattarlo alla nuova sede. Per tutta la mattina noi non ricevemmo nessun ordine, mentre aspettavamo l'ordine esecutivo da parte del sovrano. Sicché, quando fu verso mezzogiorno e mezzo, io mi recai a casa del generale Ambrosio, il quale stava facendo colazione, e gli dissi: Eccellenza, che cosa facciamo? Qui le ore passano. E lui mi rispose: che cosa dice il sovrano? Il sovrano non dice niente. Beh, dico, bisogna che prenda lei delle decisioni. E allora lui mi rispose: beh, faccia così, dia lei le disposizioni per l'arresto. Finita, andato fuori dalla casa d'Ambrosio, sono stato corso subito dal generale Cerica a dargliele questi ordini del generale Ambrosio. Ed ecco la testimonianza di una donna che visse in disparte un ruolo difficile. È Rachele Mussolini. Facciamolo uscire per un attimo dall'ombra. Quella mattina lì tornò verso dalle 3 alle 4, non so i minuti precisi, ma era tardi, l'albeggiava. E io e Irma andammo giù dalla scala e io quando aprì lo sportello della macchina gli dissi: bene, com'è andato? E lui disse: dice, abbiamo fatto il gran consiglio. Mi dico: li hai fatti arrestare almeno tutti? E lui dice: beh, lo faremo. Ha bevuto la tazza di camomilla, poi siamo andati a riposare e alla mattina alle 8 era già a Palazzo Venezia. È venuta a casa alle 3, che io l'ho aspettato, e le avevamo preparato qualche cosa, ma ha bevuto solo una tazza di brodo e mi dice che dovevo andare a Villa Savoia. Ora avevo il suo telefono, ma anche noi, perché quando avevano telefonato non c'era a casa mio marito ancora, non era arrivato in casa. Io gli dice, dico: guarda, ti vogliono in borghese perché forse fanno prima per fare quello che io penso. E lui mi dice che era molto importante ad andarci perché chi aveva firmato la guerra non era solamente lui, la responsabilità era sua, ma era anche di Sua Maestà il Re. Che cosa accadeva al Quirinale mentre a Villa Savoia, nelle note circostanze, Mussolini veniva arrestato? Continui lei, colonnello Marchesi. Il 25 luglio, il pomeriggio del 25 luglio, saranno state le 4:30. Io ero nel mio ufficio. Improvvisamente è entrato il generale Castellano. Mi si è avvicinato e mi ha chiesto: ha una rivoltella lei? Io gli ho detto: sì, io nel cassetto ho una rivoltella. Bene, dice, prenda la rivoltella e venga con me. E dopo poco eravamo al Quirinale, nell'ufficio del Duca Acquarone.
era presente anche il generale dei Carabinieri, il comandante del generale dei Carabinieri, Cerica. E siamo stati lì un certo tempo, forse mezz'ora, forse tre quarti d'ora, un tempo di questo genere, e poi improvvisamente ha suonato il telefono. Ha risposto Cerica e ha ricevuto praticamente, io penso, una parola sola, qualche cosa come fatto, e ha chiuso il telefono. Allora si è rivolto a noi e ha detto è fatto, andate. Che cosa accadde, signor Dolman, all'ambasciata tedesca subito dopo l'arresto di Mussolini? La notizia dell'arresto era una confusione enorme, perché von Mackensen, che era molto monarchico in fin dei conti, dato che suo padre era il generale Feldmaresciallo, gran amico di Guglielmo II, non ha mai creduto che sua maestà arrivava a questa cosa qua. E poi la disordine era enorme, perché venivano uno dopo l'altro gli ex fascisti, i capi fascisti, non per aiutare Mussolini, non per chiedere aiuti per Mussolini, ma chiedere aiuti per loro. Venne anche Farinacci. Venne anche Farinacci brevissimamente e se ne andava presto. Io ho domandato Farinacci, eccellenza, voi dovete rimanere, fare qualche cosa. No, dice, io devo andare al più presto possibile in Germania per formare là un nuovo governo fascista. Allora io ho detto buon viaggio, ma mi pare che questo a sua eccellenza Mussolini nel momento serve proprio niente. Ma lei crede che i gerarchi fascisti avrebbero potuto fare qualcosa? Forse un gerarco, se avessimo trovato un gerarco di un gran nome, che fosse andato a Sutri, dove era la celebre divisione M, sotto il comando di un bravissimo generale della milizia, tutto era da fare, perché quella divisione M che Himmler ha messo a disposizione già a Gressheim nel aprile del 1943 era perfettamente attrezzata con le armi più moderne tedesche ed attendeva solamente un fascista che la portava a Roma. Il generale Galbiati avrebbe potuto far questo? No, poteva fare benissimo, anzi era secondo me assolutamente il suo dovere di farlo, ma non l'ha fatto, perché la mia conversazione con il generale Galbiati era la cosa più vaga e la cosa più incerta che ho mai avuto con una persona. Non ha mai detto di andare là. Mi hanno proposto di andare io, ma io come tedesco non posso andare a Sutri a comandare una divisione italiana e liberare da tedesco a Roma Mussolini. Il quartier generale a Berlino prima ha detto sì, Dolman deve andare a Sutri, poi 5 minuti dopo il Führer non vuole, 10 minuti dopo il Führer vuole. È così che io ho detto l'ambasciatore va con me, come lui era un grado più alto di me militarmente della SS. Andiamo in due, va bene, ma io da solo no. Io non mi sentivo mai nella mia vita un eroe militare e questo era da fare per un eroe militare. Naturalmente, questo bisogna dire, sarebbe stato facilissimo di liberare Mussolini entro un'ora. Quindi nessun gerarca fascista si fece avanti per tentare un colpo di mano? Assolutissimamente no. Questo mi ricordo che l'ambasciatore, l'ambasciatrice ed io abbiamo detto che è incredibile e nessuno di noi ha creduto questo. Né l'ambasciatore, né l'ambasciatrice e nemmeno io. Io ero sempre molto scettico, ma io avrei pensato che veniva o il figlio di Mussolini, o Galbiati, o un generale fascista, o Farinacci. Nessuno. Cercarono solo di mettersi in salvo. Lei sapeva che Ambrosio e Castellano elaboravano da tempo un progetto per arrestare Mussolini? No, non sapevamo. No. È stato per me il complotto più riuscito del mondo. Comandante Tazzari, ci racconti per cortesia cosa avvenne a Gaeta la notte del 27 luglio sulla sua corvetta. Eravamo a Gaeta, il bastimento proveniva dal canale di Sicilia dove era stata combattuta una guerra molto dura per l'alimentazione della guerra in Africa e il bastimento era pronto a muovere. Io fui chiamato al telefono e mi fu detto che avrebbe avuto luogo nella notte, a mezzanotte, una missione molto particolare, di cui non mi veniva data nessuna informazione. E in quest'area, così, in cui tre idee erano dominanti, la guerra, una bella notte stellata e il pronti a muovere, arriva una scarica di automobili sulla banchina e da queste automobili sbarcano e dirigono verso il mio bastimento una quantità di persone, tra le quali un borghese con la falda del cappello nero sugli occhi, che io riconosco essere Mussolini. Così cominciò il 27 di luglio del 1943 la vicenda, che poi continuò il 28.
Mussolini è da poche ore a Ponza quando arriva a Roma, inviato da Hitler con un incarico speciale, il colonnello delle SS Otto Skorzeny. Ha inizio l'operazione Student. Hitler mi disse che avrebbe fatto tutto il possibile per liberare il suo amico Mussolini e per riaverlo a suo fianco. Mi diede un severissimo ordine. Soltanto 5 persone dovevano essere al corrente dell'impresa e a tutte 5 imponeva la massima segretezza. Come scoprì che Mussolini era stato portato a Campo Imperatore? Le comunicazioni via radio che si svolgevano in Italia erano sotto il nostro controllo. Riuscii ad intercettare una notizia proveniente dall'ispettore di polizia Gueli, che cito testualmente. I preparativi sul e intorno al Gran Sasso sono stati portati a termine. Mussolini, dunque, era lassù. Come si svolse il suo incontro con Mussolini? Mi presentai a Mussolini qualche minuto dopo l'arrivo dei paracadutisti. Naturalmente dovevo portare a termine l'impresa, dovevo garantirne il successo. Mi presentai al Duce e gli dissi che mi aveva mandato Adolfo Hitler per liberarlo e che ora era libero. Mi parve molto, molto contento di ciò, anche se mi fece l'impressione di essere assai depresso. Obwohl mir einen sehr müden und abgekämpften Eindruck machte. La partenza dal Gran Sasso fu drammatica. Ce la può descrivere? Wir hatten zuerst zwei leichtere Möglichkeiten. Avevo previsto di raggiungere Roma via terra, ma il nostro collegamento radiofonico con Roma si interruppe e giudicai troppo rischioso quel progetto. Dovemmo perciò cambiare programma e ricorrere a un aereo del tipo Cicogna, che atterrò circa mezz'ora dopo il compimento dell'azione davanti all'albergo di Campo Imperatore. Dovetti partire con quello stesso aereo e praticamente prima di prendere quota precipitammo lungo un pendio. Soltanto così potemmo raggiungere la velocità necessaria perché il nostro meraviglioso pilota, capitano Gerlach, potesse riprendere il controllo dell'aereo e portarci a Roma. Voglio ora chiarire con tutta fermezza. Skorzeny non liberò mai Mussolini. La paternità di quell'evento spetta di diritto unicamente a colui che elaborò il piano e che guidò le truppe per l'attuazione del piano stesso. E con quel piano Skorzeny non ebbe nulla a che fare. Skorzeny prese parte al volo sul Gran Sasso, è vero, ma attribuirgli la liberazione di Mussolini è un falso storico. Se fosse stata detta subito la verità, oggi non si parlerebbe di Skorzeny. Il liberatore, rimasto finora in disparte, si chiamerebbe ufficialmente generale Student. Perché, signor Dolman, Skorzeny si attribuisce tutto lo svolgimento dell'impresa? Questo mi dispiace, ma questo io non lo so e sono rimasto molto sorpreso perché mi ricordo che Kesselring nel 59 in una lunga conversazione mi ha detto che secondo lui come capo supremo delle armate tedesche in Italia che era l'unico responsabile e l'unico capo dell'azione esclusivamente il generale Oberstudent. Questa è una dichiarazione che sarebbe ripetuto 3-4 volte. Capitano Gerlach, lei è il pilota che prese a bordo Mussolini al Gran Sasso. In quale misura Skorzeny partecipò all'operazione? In Zusammenarbeit mit Skorzeny, aber Skorzeny era incaricato dei preparativi riguardanti la parte puramente investigativa della storia. Al momento in cui iniziò l'operazione militare, il suo compito era praticamente esaurito. Con quali parole Skorzeny la pregò di prenderlo a bordo? Non posso ricordare le precise parole, ma all'incirca mi disse: per favore, caro Gerlach, mi porti con lei. Lei deve badare all'apparecchio, non si sa mai, qualcosa che non va, e allora, sa, domani. All'incirca così. Non temeva che con 3 persone a bordo l'apparecchio fosse sovraccarico? Das Risiko bestand. Il rischio c'era. Devo dire che non era mai stato fatto un tentativo di decollare a 3.000 metri di altitudine con un diesel Storch a pieno carico su una superficie accidentata. Se le si chiedesse di consegnare alla storia il nome del liberatore di Mussolini, chi indicherebbe? Direi Morse. Signor Skorzeny, che parte ebbe il maggiore Morse nell'impresa del Gran Sasso? Major Morse musste mit seinen Fallschirmjägern. Il maggiore Morse occupava con i suoi paracadutisti la valle
Per assicurarci il ritorno che noi originariamente volevamo compiere via terra fino all'aeroporto dell'Aquila. Ricorda, capitano, di aver visto a Campo Imperatore fra i liberatori di Mussolini il maggiore Morse? Già? Yeah. Non è stato possibile rintracciare il principale protagonista di questa vicenda, il maggiore Otto Harald Morse. Siamo tuttavia in possesso di una preziosa testimonianza. Si tratta del rapporto sui fatti del Gran Sasso, redatto dallo stesso Morse e convalidato dai servizi segreti americani. È stato pubblicato integralmente il 14 dicembre 1950 dal Courrier di Neuchâtel, la città svizzera di cui sono originari i Morse. Il rapporto non ebbe alcuna eco negli ambienti militari tedeschi e l'articolo di quel piccolo foglio locale non fu ripreso da giornali e da storici. Ecco le risposte di Otto Harald Morse agli interrogativi che ancora pesano sull'operazione Student. Sono estratte testualmente dal suo rapporto. Chi si presentò a Mussolini nella veste di liberatore? Mi presentai a Mussolini come comandante delle truppe e gli annunciai che Hitler lo attendeva al quartier generale. Lui mi strinse la mano e disse: sapevo che il Führer non mi avrebbe abbandonato. Quale fu la reazione dei paracadutisti quando alla radio Scorzeni si presentò come liberatore di Mussolini? Furono tutti molto scandalizzati dal rapporto menzognero di Scorzeni. Mi recai a Berlino come latore di quella protesta. Esposi il caso al comando della Luftwaffe e dopo 3 giorni ricevetti questa laconica risposta. Il testo del comunicato è stato redatto personalmente da Hitler. Capii che dovevo tacere. Più tardi fui mandato sul fronte russo. Non ho mai saputo se fu una punizione o un normale trasferimento. Prima di lasciare i miei uomini, promisi loro che avrei ristabilito la verità. È quello che intendo fare con questo rapporto. È lecito pensare, generale Student, che lei e il maggiore Morse siate stati sacrificati dalla propaganda decisa a fare delle SS di Scorzeni gli eroi del Gran Sasso? È esatto. Goering mi disse: già, è ciò che pensavo anch'io. E aggiunse: ma queste cose debbono assolutamente restare fra noi. Non possiamo smentire la versione del Führer. Il racconto si conclude così come è cominciato, con un discorso. Adesso è uno spettro che parla. Per non tenere italiani e italiane, dopo un lungo silenzio, ecco che nuovamente vi giunge la mia voce e sono sicuro che voi la riconoscete. È la voce che vi ha chiamato a raccolta nei momenti difficili e che ha celebrato con voi le giornate trionfali della patria. Ho tardato qualche giorno prima di indirizzarmi a voi perché dopo un periodo di isolamento morale era necessario che riprendessi contatto col mondo. Che cosa ricorda del 25 luglio? Ma il 25 luglio io ricordo a distanza perché noi eravamo a Riccione come tutte le estati, e invece mia madre era rimasta a Roma, ci telefonò dicendo che di stare in casa perché era successa una cosa grave. E io capii subito che non era, perché dissero che era un bombardamento dei sommergibili, no, dico, Anna Maria, eravamo in Anna Maria, poi Giovanna, qua è una cosa molto più grave, cioè deve essere una... Però non immaginavo, quando io poi sentii alla radio le dimissioni, anzi io rimasi stupito perché dice: ma come, in un momento come questo mio padre contestai questa cosa, mi sembra impossibile, mi sembra, intuì che era stato invece un colpo di Stato, come lo è stato, diciamo, ecco. Come fu vissuto dalla vostra famiglia il periodo che andò dalla cattura di suo padre, in vero poco generosa da parte di un re che aveva tutto condiviso del fascismo,
è il suo capo, fino a riceverne onori certo più grandi di lui, e la breve prigionia sul Gran Sasso. Prima di tutto io faccio una considerazione, e l'ho detta a un giornalista americano, che lui rimase stupito. Se Casa Savoia, io parlo Casa Savoia, se il re, perché poi chi comandava era il re, avesse voluto far scomparire mio padre, sarebbe stato molto semplice, no? Perché si inventava una fuga, come è stato con Muti, diciamo, una cosa così. E il fatto che non sia avvenuto questo mi ha sempre creato degli interrogativi. Cioè, perché? Cos'era? Un disegno politico o era un disegno umano? Cioè, una cosa che il re non avrebbe mai consentito a una cosa del genere. Però in realtà mio padre poi è stato al Gran Sasso, ma nessuno ha cercato di impedire la liberazione con le armi, c'erano poi i soldati, c'erano gli agenti. Cioè, questa è una cosa che rimane un mistero, però devo essere a onore. Nessuno della nostra famiglia dopo il 25 luglio ha subito una perdita della vita, diciamo. Ecco. Tanto che suo padre poté immaginare di essere trasferito con la famiglia alla Rocca delle Caminate. Questo è verissimo, ci abbiamo le lettere ancora. Lui, ecco, sembra quasi, non lo so, questi sono i grandi misteri della storia. Come fu vissuta a casa vostra la tragedia di Ciano? Divisi, come io credo doveste essere, tra l'amore per chi non poté salvarlo, perché magari premuto dai tedeschi, e per Edda, che non riuscì a evitargli la morte. So questo, io non ho mai parlato, diciamo, perché, ripeto, io ero ragazzo, però è stata vissuta in maniera drammatica, in particolare da mio padre. Io volevo molto bene a Ciano. A Galeazzo, e mia sorella, poi adoravo mia sorella, e da sapevo di... Per cui fu una vera tragedia, una tragedia nella tragedia. Un po' meno la mamma, forse. Un po' meno, sì, ma ci furono giorni, per giorni e giorni, settimane così, in casa era assolutamente il lutto, non c'era dialogo, e papà era sempre... così, sempre addolorato, di solito facevamo delle partite a carte, così, è stato un momento bruttissimo, forse il momento più brutto, perché mio padre, l'intenzione di papà, da quello che so, da quello che mi diceva mio fratello, perché era più molto più grande di me, mio padre cercava di rimandare tutti i processi, non solo quelli dei fascisti, ma anche quelli dei generali, degli ammiragli, così alla fine della guerra. Per cui io penso che se fosse andata meglio, si sarebbero salvati tutti quanti, ci hanno compreso, logico. Fino all'ultimo io ho sperato che venisse questa grazia, diremo, che purtroppo non poteva avvenire. Se ne dicono molte di cose. Me ne dicono alcune. Non arrivò la domanda in tempo, fecero in modo di che non arrivasse queste cose qua. Era questi casi, diciamo, della storia terribili che impegnano alcune volte gli affetti proprio familiari degli uomini politici e degli uomini di Stato. Quanto agì in suo padre la coercizione tedesca nella nascita della Repubblica Sociale Italiana? Se devo parlare, dire una cosa assurda, in un certo senso vi sono state due resistenze, la resistenza, cioè la resistenza quella antifascista, e la resistenza della Repubblica Sociale Italiana per salvare il salvabile e a protezione finché ci si è riusciti e ci si è riusciti contro i tedeschi. Però io penso che tutto sommato, ecco, dovrebbero... Veramente si potrebbe fare veramente una riconciliazione in questo senso, anche storica, cioè tra le due forze che si contendevano il momento storico, politico e militare. A me questa era una cosa che purtroppo non ci si è mai riusciti ad avere veramente un abbraccio, quel famoso abbraccio che poi gli italiani certe volte nella loro storia non hanno avuto mai, perché sono stati sempre...
uno contro l'altro, però io credo che questa sarebbe per l'Italia moderna, l'Italia che ha bisogno di un'unità veramente nell'Europa, che proprio in questo momento qua la forza di unità sarebbe incredibile, proprio perché siamo italiani, e anche con i nostri difetti, però mi piacciono anche i difetti degli italiani.